qui dal Parton Park con l'assessore Agapiti, le chiedo cosa può significare un evento del genere che dopo parecchi anni Perugia torna ad ospitarla, se non sbaglio è il 99 quando furono gli europei femminili ad essere ospitati a Perugia. È sicuramente gli europei di volley è un evento importantissimo per Perugia e per la regione Umbria. Un evento sportivo così importante che ha delle ricadute sia in termini economici ma anche turistici per il territorio che ospita e non solo, quindi per l'intera regione. E lo abbiamo sostenuto convintamente insieme ovviamente al Comune di Perugia perché riteniamo che dobbiamo assolutamente investire in questi eventi per avere quindi la nostra regione, per essere attrattiva anche per ospitare gli eventi sportivi che hanno una valenza e una caratterizzazione così rilevante per l'Umbria. Il presidente della FIPA Umbria, Peppino Lomurno, per Agenzia Stampa Italia Umbria Notizie, le chiedo subito qual è il significato dell'approdo di una manifestazione importante qui a Perugia. Beh, questo emergerà proprio dal workshop che stiamo per iniziare. Abbiamo degli ospiti importanti, il dottor Ghiretti dell'ISG Plus, abbiamo il professor Polinori dell'Università degli Studi di Luca, abbiamo Jack Sintini che si occupa di lavoro, quindi di un'agenzia importante interinale. Quindi, naturalmente le conclusioni verranno tratte dall'assessore alla cultura, al turismo, allo sport, Paolo Agapiti, che naturalmente ci metterà in evidenza quello che in realtà un evento del genere riesce a farsi immaginare. Penso che l'Umbria sia dedicata un po' a quelle che sono le manifestazioni sportive, ma nello stesso tempo ritengo ci sia un grosso impatto economico dietro queste manifestazioni. Penso a 1500 estoni che hanno chiesto per le partite importanti, Estonia-Italia e Estonia-Serbia. Certamente un momento importante per l'economia umbra, come tutti i grandi eventi al di là dello sport riescono a creare. Penso a Jazz, penso a tutte quelle manifestazioni che sono importanti per questa città. Certo, invece adesso abbracciamo un attimo l'ambito squisitamente tecnico e che cosa si aspetta dalla nostra nazionale in queste due partite che giocherà qua, soprattutto quella contro la Serbia, che c'è stato un antipasto 2 giorni fa in VNL, andato molto La bene. VNL non ha quel carattere, diciamo, di campionato vero e proprio, a mio avviso. È un momento di prova e certamente può essere importante aggiustare il tiro. Io però non entrerei nel tecnicismo, diciamo, della pallavolo. Vorrei innanzitutto pensare in Italia che riesca davvero ad essere importante in questa prima fase, perché Italia-Serbia vuol dire anche guadagnare quei punti importanti per classificarsi prima e quindi a certo punto.